Ciao ragazzi, bentornati. Parleremo della nuova tariffa di Iliad in arrivo a brevissimo, la 220 giga, il Volt sempre vicino, che sarà gratuito per tutti. Ma prima Antonio Lipari, l'utente più veloce dello scorso video. Ciao, super saluto al prossimo commentatore iper rapido, come sempre lo saluteremo qui. Poi like, iscrizioni, campanellina, ve lo ricordo sempre, più siamo più contiamo. Tutti i social per contattarmi ti rispondo sempre e sotto ancora il link Amazon per sostenere il canale. Clicca, acquista e sostieni il canale. Allora ragazzi, Iliad sta per lanciare un'altra tariffa flash, non manca molto, è questione di giorni, di ore, di qualche settimana. Sarà sicuramente la 220 giga, da voci di corridoio che arrivano, la 220 giga potrebbe essere la prossima tariffa, uguale a quella del business, che è quando è uscita la nuova formula business partita IVA a 220 giga di Iliad, è comunque la tariffa ancora in essere per chi è un libero professionista. Anche questa tariffa dovrebbe essere poi riproposta adesso sui consumer, sui privati, 220 giga al mese, minuti sms limitati per sempre a 9,99, dovrebbe rimanere lo stesso prezzo, quindi una mega tariffa, una super tariffa, andrebbe a superare i 200 giga della scorsa tariffa da 200, quindi ritornerebbe comunque in vogue la 220 giga come quella del partita IVA. Sarebbe comunque un passo in avanti, 20 giga in più, superare addirittura i 200 giga sotto i 10 euro operatore fisico, 5G incluso, sarebbe per sempre, sarebbe comunque una mega tariffa. Però ci potrebbe anche essere la possibilità, e qua bisogna stare attenti, che venga riproposta la 200 giga, cioè la stessa tariffa di prima, quindi un ulteriore giro a 15 giorni, però un po' più breve, della 200 giga, per dare la possibilità a chi non l'ha fatta di entrare con i 200 giga, siccome era stata fuori una 3 settimane, dare ancora 2 settimane la 200 per poi magari passare alla 220. Quindi la più probabile per me, da quello che so, è la 220, però potrebbe esserci anche un ritorno della 200 giga con 15 giorni di durata, 20 massimo, per dare la possibilità di entrare a chi non l'aveva fatta. In entrambi i casi la 200 sarebbe una riconferma ed è sempre una super tariffa, operatore fisico 5G per sempre a 200 giga 9,99, la 220 andrebbe addirittura oltre, basta che non sale il prezzo. Io penso proprio che Iliad terrà un prezzo sui 9,99, perché è il prezzo che batte bene, il prezzo che rimane in concorrenza, il prezzo che comunque piace al pubblico, al mercato italiano e ai clienti di Iliad. Quindi in entrambi i casi si cade in piedi, chiaro che la 220 giga, oltre a dare 20 giga in più, un segnale, un simbolo, ma anche un'utilità, 20 giga non sono pochi, è un upgrade, quindi un miglioramento. Noi siamo per gli upgrade, per il miglioramento, cioè il voler vedere qualcosa di nuovo, no? La 200 sarebbe una riconferma, sarebbe comunque una super tariffa, cioè avere la 200 ancora per chi non l'ha potuta fare o per chi vuole entrare in Iliad o ritornare in Iliad, la 200 giga sarebbe un'ulteriore possibilità. Detto questo, mi continuate a chiedere del Volt. Io ve l'avevo detto, con l'arrivo dell'estate, dell'autunno, dal 15 di luglio, fine luglio in poi, ad arrivare a fine anno, il Volt verrà attivato nell'arco di 5-6 mesi, specialmente con l'arrivo dei nuovi prodotti, poi di sesso, i nuovi iPhone, che poi sono uguali a quelli dell'anno precedente, oramai la fantasia non c'è più, un telefono uguale all'altro anno per anno. Eccoci tornati, appunto dicevamo un telefono uguale all'altro ogni anno, ma comunque al di là di questo, con l'uscita sia dei nuovi iPhone che di altre novità, ci sarebbe poi stato lanciato anche il Volt. Il Volt è molto vicino a essere lanciato. Ricordiamo che cos'è il Volt, perché ancora ho mandato anche un sondaggio, alcuni mi chiedono cos'è. È una tecnologia che permette di effettuare chiamate in alta definizione, quindi di utilizzare il 4G in chiamata, chiamata più, con un audio più pulito, più amplificato, più alto, e di poter appunto utilizzare il 4G anche in chiamata, quindi di poter anche navigare in internet, ma avere soprattutto il 4G come supporto alla chiamata. Quindi una tecnologia per me è molto importante, ma non è essenziale, l'ho sempre detto, si può chiamare anche senza, però è una tecnologia importante, molto importante, anche se non c'è un telefono. Ecco, sicuramente gli smartphone di ultima generazione hanno tutti, comunque soprattutto i top di gamma, una chiamata eccezionale, insomma una ricezione eccezionale, oramai parliamone chiaramente, no? Quindi anche non in volte si riesce a chiamare bene, anche in viva voce, ma il Volt dà appunto un punto in più, una qualità ulteriore, soprattutto a un top di gamma, pensate dove lo può spingere. Secondo me è una tecnologia molto importante che dovrebbe essere assolutamente
probabilmente lanciata anche da Iliad, anzi già in ritardo secondo me. Ma la notizia buona del Volte non è tanto che verrà attivato a breve, oramai ogni giorno, guardate ragazzi, può essere buono, oggi, domani, tra una settimana, ogni giorno può essere buono, anche per l'applicazione. Io dico che entro fine anno arriva tutto. Anche, tanti mi chiedono per gli Apple Watch. Allora ragazzi, le eSIM per gli Apple Watch, anche le eSIM per gli Apple Watch sono in programma, sono in arrivo, però secondo me arriveranno un pelino dopo le eSIM, scusate, il Volte e l'applicazione, o insieme all'applicazione, ecco. Comunque arriveranno, non è una priorità di Iliad di sviluppare la eSIM per l'Apple Watch, anche se è importante, Apple comunque ha il mercato insieme a Samsung in mano, quindi sicuramente anche le eSIM per l'Apple Watch entro 3-6 mesi, secondo me arriveranno, dovete aspettare un attimo, tenere dura ancora un attimo. Invece per quanto riguarda il Volte sarà la prima ad arrivare, poi subito dopo l'applicazione, poi anche le eSIM. Per l'Apple Watch andremo un po' a, si andrà un po' a completare tutto il cerchio, no? Tutto il discorso. Il Volte, cosa molto importante, anche qua mi avete scritto in tanti, grazie, continuate a farlo, vi rispondo sempre, sarà gratuito, girano voci, lo faranno pagare, no, il Volte sarà gratuito, abbiamo modo di vedere, per tutti gli utenti che hanno un dispositivo compatibile ovviamente con il Volte, quindi potranno usufruire di questo servizio gratuitamente, quindi non ci sarà un'opzione a pagamento per avere il Volte, no, secondo me no, Iliad come tutti gli altri gestori lo fornirà gratuitamente come un servizio naturale sulle chiamate in alta definizione, che comunque c'è, e i dispositivi compatibili all'inizio potrebbero essere anche non tutti, inizialmente magari più importanti, più conosciuti, ma ecco, la latenza di tempo, cioè quello che intercorrerà tra la compatibilità di quelli che escono subito e quelli dopo è breve. Se viene lanciato il Volte su 40 modelli e subito dopo un mese ce ne saranno altri 80 che verranno inseriti, cioè nel giro di 3-4 mesi tutti gli smartphone che sono dotati di Volte potranno utilizzare questa tecnologia per le chiamate in alta definizione. Magari al lancio saranno un po' meno i modelli più conosciuti, magari Xiaomi, Samsung, Apple, eccetera eccetera, saranno quelli Oppo, saranno quelli tra Android e iOS a essere lanciati per primi e subito dopo a catena anche tutti gli altri. Quindi non vi preoccupate, il Volte, oltre ad essere gratuito, spero, ma io ci confido molto, sarà anche poi disponibile nel breve periodo un po' a tutti i telefoni, piano piano, magari qualcuno arriverà dopo 2-3 mesi ad averlo, nei casi proprio più sfortunati, diciamo, ma però siamo lì. Nei casi più fortunati, di quelli che hanno magari un top di gamma o qualcosa subito, sicuramente è un'opzione più vicina. Eccoci, dicevo appunto, sarà gratuito il Volte, piano piano poi tutti i dispositivi verranno resi compatibili col tempo, quindi sicuramente nulla di preoccupante, in quanto a breve poi tutti i prodotti, tutti i device, tutti gli smartphone, anche i tablet dotati di chiamata, saranno abilitati al Volte, quindi un servizio da parte di Iliad sarà poi capillare e gratuito. Sì, ce lo stanno facendo penare, stanno facendo aspettare un po', d'altronde ci sono delle motivazioni tecniche, burocratiche, che a volte non si conoscono, che rallentano un pochino magari l'uscita appunto anche del Volte, giustificabile quindi da parte di Iliad anche questo ritardo, in parte però giustificabile, perché noi non sappiamo mai dietro poi le difficoltà che ci sono nell'attivare anche un servizio come il Volte. Quindi Iliad, da brava che è, complimenti sempre Iliad per tutto il lavoro che fa con i suoi clienti, riuscirà ad attivare anche il Volte nel più breve periodo possibile, speriamo, visto che lo stiamo aspettando da tempo. Quindi la nuova tariffa nell'immediato, il Volte è in arrivo e sarà gratuito e subito sui device compatibili più importanti e poi a cascata sugli altri, l'applicazione e poi le SIM per l'Apple Watch per completare proprio definitivamente tutto, poi non manca più niente perché è attivato tutto, quelle arriveranno un po' per ultime perché so che me le chiedete in tanti, però purtroppo non saranno disponibili subito le SIM per l'Apple Watch. Ribadisco l'importanza delle SIM, siccome in tanti me lo chiedete, questo formato di SIM elettronica che ci permette appunto di non utilizzare più la SIM fisica, ma di poter operare direttamente con un QR. Tra l'altro adesso mi sembra che sia Wind 3 ha lanciato un QR riutilizzabile 100 volte, quindi
avete la possibilità di utilizzare lo stesso QR per attivare da un telefono all'altro il numero 100 volte senza richiederne uno nuovo. Quindi si arriverà in futuro ad avere anche un QR fisso per le SIM, cioè con quel QR attiverai sempre, continuare sempre a spostare da un telefono all'altro il numero o a riattivarlo, insomma, su un altro device se vuoi cambiare il device o la posizione della SIM se sei un dual SIM. Insomma, poi bisogna vedere come vuoi configurare il discorso. Bene ragazzi, direi che siamo giunti alle conclusioni per quanto riguarda il video. La 220 giga vi piacerà? Punto di domanda, scrivetelo nei commenti. Secondo me, se fanno la 220 fanno un'ottima tariffa, una mega tariffa, super tariffa, una super tariffa, perché vanno a dare un upgrade dell'ultima tariffa, 20 giga in più, 9,99 per sempre. È sicuramente convincente, non solo da un seguito, ma supera addirittura la soglia dei 200 giga, che per un operatore fisico con il per sempre non è poco, è assolutamente eccellente la cosa, ottima. Se rimaniamo sui 200 giga diamo continuità alla tariffa precedente, è comunque ottima anche questa, super, e può accontentare tutti quelli che non sono riusciti ad entrare in Iliad perché era scaduta, o per quelli che vogliono entrare adesso in Iliad o vogliono cambiare la tariffa. Attenzione, c'è sempre il cambio di tariffa gratuito che Iliad concede a chi ha, non so, la 180, la 100, la 100, la 120, insomma, vuole passare al 5G a 9,99, chiaramente c'è un aumento di prezzo, sai, la tariffa da 7,90 diventerà 9,90, questo è ovvio. Anche per avere la fibra scontata, vi ricordo che bisogna avere la tariffa da 9,99 per pagare 19,99, 19,90 la fibra. Se avete la tariffa da 9,90 con 28,29 euro potete fare sia il mobile che il fisso, avere il fisso illimitato a casa in fibra che vola via fino a addirittura 5 gigabit per secondo e in futuro anche a 10 con la GPON, dove già abilitata qualche cabinet si può arrivare, e avere anche comunque una tariffa da 200-220 giga, 9,99 per il mobile, tutto sotto i 30 euro. Però bisogna avere attiva una tariffa, non quella da 7,90, se no non ti fanno lo sconto sulla fibra a 19,90 con un prezzo spaziale, voglio dire. Purtroppo la copertura FTTH, lo sappiamo, è in ampliamento, sta arrivando, ma nella maggior parte dei comuni, soprattutto più piccoli, non c'è. E quindi chi usufruisce per il momento della fibra di Iliad sono solo i comuni medio-grandi, medio, già quelli un po' medio incominciano ad averla. Ciao ragazzi e grazie come sempre, alle prossime!